Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, in nome di Allah, il clemente e il misericordioso. Cari ascoltatori, il nostro sermone del venerdì oggi porta un titolo: I valori umani nella sura coranica Al-Hujurat. Ma prima di tutto, lode ad Allah, Signore dell'Universo, che sottolinea nel suo nubile Corano, di «Il Signore mi ha guidato sulla retta via in una religione giusta, la fede di Abramo, che era un puro credente e non associatore. E testimonio che non c'è altro Dio che Allah, l'uno, senza alcun associato, e testimonio che Muhammad è il suo servitore e messaggero, che dice «Mi sono inviato per perfezionare la buona moralità». Pace e benedizione di Allah siano sul profeta, sui suoi familiari, sui suoi compagni e su tutti coloro che seguono fedelmente il suo percorso fino al giorno del giudizio universale, seguitando nel merito. Il nobile Corano non contiene solo molti versetti che stabiliscono l'importanza della buona morale oppure moralità e sublimi valori, ma c'è anche un'intera sura nel nobile Corano che getta le basi ad una sublime società umana, come quella della sura di Al-Hujurat, o in italiano le stanze intime, che mette in evidenza un numero di valori e virtù morali, tra i quali citiamo la verifica di tutte le notizie che si ricevono, specialmente quando tali notizie riguardano la reputazione dell'altra persona. Di questo il Corano sottolinea: «O credenti, se un malvagio vi reca una notizia, verificatela affinché non portiate per disinformazione, pregiudizio a qualcuno e abbiate poi a pentirvi di quel che avrete fatto». L'Islam si basa sulla rassicurazione. Questo lo vediamo nel racconto del profeta di Allah, Salomone, che la pace di Allah sia su di lui, quando fu informato dal Ububa sulle persone che adoravano il sole. Salomone non credette immediatamente la notizia, ma prima voleva essere sicuro, e di questo il Corano riporta, disse Salomone, presto vedremo se hai detto la verità o se hai mentito. Da parte sua, il profeta Muhammad, che la pace di Allah sia e benedizione siano su di lui, disse: «La persona che trasmette tutto ciò che sente è peccaminosa». Il Nawawi, uno dei studiosi religiosi islamici, che la pace di Allah sia sulla sua anima, disse: «L'uomo di solito ascolta la verità e le bugie. Quindi se trasmette tutto ciò che sente, viene mentito perché porta notizie controverse». Quindi, cari fratelli dell'Islam, è importante verificarsi di tutto ciò che sentiamo, perché così la calunnia, le voci non avranno nessun effetto negativo sulla società e quelli che le promuovono non troveranno una fertile terra per seminarle. In questo contesto il Corano mette in guardia contro quelli che sbarlano degli altri, dicendo: «Non vi spiate e non sbarlate l'uni degli altri. Qualcuno di voi mangerebbe la carne del suo fratello morto? Non avreste anzi orrore. Temete Allah, Allah sempre accetta il pentimento e misericordioso». Una volta il profeta Muhammad, che la pace di Allah sia su di lui, chiese ai suoi compagni: «Sapete che cosa è la pettegolezza?» Risposero: «Allah e il suo messaggero sanno meglio». Aggiunse: «Parlare di tuo fratello con qualcosa che non gli piace». Qualcuno chiese: «Supponendo che ciò che ho detto su mio fratello fosse vero?» E il messaggero di Allah disse: «Se quello che dici su di lui è vero, quindi hai parlato di lui in sua assenza. Se non è vero, lo hai calunniato». E in realtà ci sono alcune persone che cercano di solito di sbagliare i difetti altrui e trascurano i propri difetti personali.
L'uomo deve inoltre difendere l'onore di suo fratello musulmano in sua assenza, come afferma il nostro profeta Muhammad quando dice: qualsiasi musulmano difende l'onore di suo fratello nella sua assenza, Allah proteggerà la sua faccia dal fuoco dell'inferno nel giorno della risurrezione. L'Islam inoltre ordina ai credenti di non escherniscare l'uno l'altro, e così sottolinea il nobile Corano: o credenti, non escherniscano alcuni di voi gli altri, che forse questi sono migliori di loro. Il nobile Corano anche proibisce tutti gli atti e gesti cattivi rivolti alle altre persone, e sottolinea che quelli che parlano male degli altri saranno puniti severamente nel giorno del giudizio universale. Il Corano proibisce anche il sarcasmo. Non è consentito per una persona parlare con un modo ironico di un'altra persona. Di questo Allah, l'Onnipotente, dice nel nobile Corano: o credenti, non escherniscano alcuni di voi gli altri, che forse questi sono migliori di loro, e le donne non escherniscano altre donne, che forse questi sono migliori di loro. Non diffamatevi a vicenda e non datevi nomignoli. Come è infama l'accusa di iniquità rivolta a chi è credente, coloro che non si pentono sono gli iniqui. La nostra religione ci proibisce di danneggiare qualsiasi persona, sia con la nostra parola o con la nostra azione, e ci comanda di fare ciò che serve tutta l'umanità. Il profeta Muhammad, pace e benedizione di Allah su di lui, ha proibito qualsiasi cosa che possa diminuire il valore dell'uomo o ferire i suoi sentimenti. Il riferimento è la storia raccontata da Musa, secondo cui Ali, riferendosi ad Abdullah ibn Mas'ud, disse: Abdullah ibn Mas'ud salì su una palma per portare i datteri ai suoi compagni. Quando hanno visto le sue gambe magre, hanno riso con un modo sarcastico. Quindi il profeta disse: perché ridite? Le sue gambe sono più pesanti sulla bilancia nel giorno del giudizio finale, persino del monte Uhud. Dico questo e imploro il perdono per me e per voi. Il perdono di Allah per me e per voi. Ritorniamo, cari fratelli. Lode ad Allah, Signore dell'universo, pace e benedizione di Allah siano sul suo profeta Muhammad e su tutti che lo seguono con rettitudine fino al giorno del giudizio finale. E miei cari fratelli nell'Islam, la fratellanza e la riconciliazione tra le persone sono tra i valori contenuti nella sura di Al-Hujurat, oppure in italiano le stanze intime. Il Corano sottolinea: in verità i credenti sono fratelli. Ristabiliti la concordia tra i vostri fratelli e temete Allah. Forse vi sarà usata misericordia. La nostra religione, l'Islam, esorta le persone alla riconciliazione in modo che possano costruire una società unita e stabilire il principio di convivenza e coesistenza comuni, in modo particolare all'interno della famiglia quando accade una controversia tra gli sposi. Come sottolinea il nobile Corano, se temete la separazione di una coppia, convocate un arbitro della famiglia di lui e uno della famiglia di lei. Se i coniugi vogliono riconciliarsi, Allah ristabilirà l'intesa tra loro. Allah è saggio e ben informato. Questo deve essere anche fatto nella società, come spiega il nobile Corano. Non c'è nulla di buono in molti dei loro conciliaboli, eccezione fatta per chi ordina un'elemosina o una buona azione o la riconciliazione tra gli uomini. A chi fa questo per compiacimento di Allah, daremo ricompensa immensa. Da parte sua il profeta Muhammad disse ai suoi compagni: volete che vi parli di un atto premiato più della preghiera e dell'elemosina? Gli risposero: anzi. Quindi disse loro: riconciliarsi tra le persone. Se distruggete le relazioni tra loro, allora questo è un disastro per la religione.
Il vero credente è colui che compie buone azioni e impedisce azioni cattive. Il profeta Muhammad disse: ci sono persone che fanno buone azioni e prevengono cattive azioni, e viceversa. Chi farà il bene vincerà, a chi farà il male sarà punito da Allah. O Allah, dacci la buona morale e guidaci sulla retta via, proteggi il nostro Egitto e tutti i paesi del mondo. Grazie dell'ascolto.